Ok ragazzi, eccoci qua, la partita inizia. Mi raccomando, silenziosissimi. Oh, siamo l'impostore. Adesso ci divertiamo, ragazzi. Il nostro compito adesso è uccidere tutti. Ciao amici Capriomero, ci siamo tornati con un nuovissimo video. Ragazzi, quest'oggi ci troviamo su un gioco che vi ho chiesto se vi poteva piacere e appunto mi avete risposto di sì. Quest'oggi, ragazzi, ci troviamo su Among Us, ovvero tra di noi. Tra di noi, molti di voi magari conosceranno già questo gioco, sta spopolando in questi giorni su YouTube e soprattutto sull'altro sito Viola dove si fanno le live, di sicuro voi saprete di cosa sto parlando. E è un gioco veramente, veramente bello, io lo conoscevo già, però non mi era mai venuto in mente di portarlo. Ho iniziato a guardare qualche video, qualche live e devo dire che veramente mi ha colpito, quindi ho detto assolutamente lo devo portare anch'io. Among Us cos'è, per chi non lo conoscesse? È una specie di caccia all'assassino. Praticamente ci sono dei personaggi, degli astronauti, che sono su una navicella spaziale, e loro sono tutti ingegneri, diciamo, e devono svolgere delle mansioni, dei compiti, per appunto riuscire a mantenere la nave per non esplodere nello spazio. Però tra questi astronauti si possono nascondere uno o due o tre impostori. Gli impostori sono degli assassini che avranno il compito di sabotare ciò che stanno facendo gli astronauti, quindi i buoni dell'equipaggio, e ucciderli. Tutto questo senza farsi scoprire da nessuno. Praticamente, questo gioco viene vinto, diciamo, vinci se, nel caso sei un astronauta, vinci se o scopri chi è l'assassino, oppure finisci tutte le mansioni che devi fare. Tutti gli astronauti completano tutte le mansioni. Se invece sei l'impostore, vinci se riesci a distruggere qualche pezzo della nave, perché sabotando puoi far esplodere i reattori, l'ossigeno, oppure vinci se riesci a uccidere tutti quanti senza farti scoprire. Quindi ragazzi, adesso direi che è finita questa mega spiegazione pippone e iniziamo subito. Quest'oggi ragazzi impersoneremo il Dr. Free, perché i dottori sono sempre ovunque, anche se non sono un vero dottore. Dr. Free è un nome sia da buono che da cattivo, perché può essere un bel nome da detective, oppure può essere un nome da malvagio, ragazzi, nel caso saremo l'assassino. E direi subito di iniziare. Quest'oggi giocherò in pubblica perché non ho amici con cui giocare a questo gioco, i miei amici mi sa che non l'hanno scaricato. E quindi niente, inizieremo assolutamente. Se questo video raggiungerà tantissimi mi piace, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel pollicione sotto questo video. Vi porterò prossimamente, molto presto, una live in questo gioco. Quindi niente, ragazzi, iniziamo subito, entriamo in una partita. Ok, ragazzi, eccoci qua. In questo momento siamo da soli nella nostra astronave. Aspettiamo che entri qualcun altro. Come vedete, stiamo impersonificando un poliziotto. Un poliziotto che può essere un poliziotto buono o un poliziotto corrotto, con il suo piccolo Wally che lo segue. Il nostro mezzo per comunicare con i compagni sarà questa chat, e scrivendo qui appunto riusciremo a parlare con le persone quando ci saranno i raduni e tutto quanto. Adesso vi mostrerò tutto. Aspettiamo che entrino abbastanza persone per far iniziare la partita. Ok, ragazzi, eccoci qua. La partita inizia. Mi raccomando, silenziosissimi. Oh, siamo l'impostore. Adesso ci divertiamo, ragazzi. Il nostro compito adesso è uccidere tutti. Io sono abbastanza bravo in questo. Mamma mia, quanto corre! Mamma mia, se corre l'impostore. Ok, adesso vediamo dove va la gente. Ok, allora, andiamo qua sopra, che deve arrivare un po' di gente per fare le missioni. Vediamo. Questo è l'altro tipo. Ok. Emergency meeting. Cos'è successo? Cos'è successo? Già tre persone sono morte? Cos'è successo?
Cos'è successo? Cos'è successo? Naturalmente qua, ragazzi, è tutto in inglese. Io ero in admin. Io con chi ero? Io ero con Ninji. Qualcuno ha usato una vent. Qualcuno ha usato un condotto dell'aria. Penso che sia questo qua, ragazzi, che è l'altro impostore. Noi possiamo vedere chi è l'altro impostore. Però non lo so. Non lo so. Io ero con in Electrical. E dopo con Ninji. No, no, però direi di skipparla questa. Perché non abbiamo abbastanza. Non abbiamo abbastanza prove, diciamo. Noi dobbiamo far finta di essere buoni. Quindi noi faremo i finti tonti. Ok, un po' di gente ha skippato, qualcuno si è votato, però di me non sospettano nulla. Perché effettivamente io non ho fatto nulla. Ero con l'altro, ero con Niji. Però direi che Red lo possiamo lasciare in vita. Perché è sospetto. Adesso direi di sabotare l'ossigeno. Ok. E vediamo. Ninji è con Mauro. È con Mauro. Cavolo. Ok, 46. Ok. Fatto. Il fatto che ci sia qua Ninji però non mi piace. Dobbiamo aspettare. Proviamo a dare i sospetti a qualcun altro. Chiudiamo l'electrical. Ok. Così facciamo finta che siamo rimasti bloccati dentro pure noi e che non ne sappiamo niente. Ok. Adesso dobbiamo provare a uccidere qualcuno. Faccio finta di fare la task della benzina. Ok. Vinto! Abbiamo già vinto, ragazzi! Incredibile, incredibile, siamo fortissimi. Siamo. Abbiamo ucciso abbastanza persone, quindi già. GG, ragazzi, GG, veramente. Ragazzi, già la prima partita ci siamo comportati bene. Siamo ancora l'impostore! Oh oh! Ci divertiamo un'altra volta perché siamo stati due volte l'impostore, quindi mi sa che questa volta non sospetteranno ancora di noi. Siamo con Jojo. Ok, facciamo finta di fare la task. Ok. Ok, questo è stato l'altro. Però per ora facciamo finta di niente. Ah, ok, perfetto. Ok, riusciamo a chiudere le porte? No, però lui ci vede. Lui ci vede. Facciamo finta di niente, facciamo finta di niente. Facciamo finta di niente. Lui da lì ci poteva vedere, dobbiamo stare attenti. E stiamo attenti. Oh! L'altro ha ucciso. L'altro ha ucciso. Io ero nelle armi. Con tanta gente. Ero nelle armi con tanta gente. Con molta gente. Però Gege non era con noi. Penso che sia sospettoso. No, però io stavolta skipperei.
Tanti hanno votato il Purple. Ok, non l'hanno buttato fuori. Non l'hanno buttato fuori perché ne abbiamo skippato. Però nessuno sospetta di me. Perché in effetti non abbiamo ancora fatto niente. La cosa che non bisogna fare in questo gioco è uccidere all'inizio. Bisogna aspettare. Tipo, adesso, per dire, possiamo fare così. Possiamo far così. Ok, perfetto. Facciamo finta di riparare. Facciamo finta di niente. Tutti felici e contenti. Guardiamo un po' di security. Ok. Direi che possiamo fare un altro sabotaggio. Vediamo se c'è qualcuno qui dentro. Ok, due persone però non va bene. Ce ne deve essere. Oh. Ok. Adesso scappiamo con la vent e usciamo da qui. E facciamo finta di niente. E intanto sabotiamo l'ossigeno. Ok, così distogliamo l'attenzione. Distogliamo l'attenzione da quello che sta accadendo. E nessuno sospetterà mai di noi all'inizio. Perché noi sì, siamo arrivati dalla direzione dove abbiamo ucciso il corpo. Tramite le ventole, però comunque eravamo lì. Però nessuno potrà sospettare di noi. Ok. Adesso andiamo qua. Oh! Un corpo. Facciamo finta di niente, ragazzi. Non siamo stati noi a ucciderlo. Facciamo finta di niente. Era in Electrical. Io ero nel magazzino, però io ero con un altro. Purple, tutti dicono Purple. Ok, sì, direi che possiamo buttare fuori Purple perché effettivamente posso dire di non averlo mai visto. Però non sospetteranno mai di me perché di me proprio non hanno neanche il minimo sospetto. Black or blue? Sì, quindi sospettano anche del nero. Ma di me non sospettano assolutamente nulla. Esatto, non era l'impostore perché l'impostore sono io e Jojo. Però noi facciamo finta di niente. Continuiamo a sabotare l'ossigeno. Ok. Così distogliamo l'attenzione. Facciamo finta. Oh, l'ossigeno è stato sabotato. Come mai? Come mai? E lo risolviamo. Ok. Perfetto. Così posso dire di aver sabotato l'ossigeno. Adesso facciamo finta di fare questa. Aspettiamo che arrivi qualcuno. Ce ne andiamo. Ok. Ah, le telecamere sono accese. Vediamo chi c'è. In Electrical ce n'è uno. In Electrical ce n'è uno. Non lo so, ragazzi, perché anche l'altro. Perché hanno quasi finito le task. Anche l'altro deve uccidere. Via. No, però se va. Cavolo. Cavolo, mi sa che forse mi hanno sgamato. Perché le telecamere mi hanno visto entrare, ma non mi hanno visto uscire. Però. Però. No. Io ero in Electrical. Io ero in Electrical.
Ma ho visto. Ma ho visto qualcuno che era nella ventola. Ho visto qualcuno che c'era nella ventola. No, 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 no. Non sono io. No, 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 no. Ho finito le task. Io voto Gege, io voto Gege. Ok, no, pareggio, pareggio, pareggio. Ok, non mi hanno buttato fuori. Perfetto, ragazzi. Adesso è uscito perché secondo me si è offeso che non gli abbiamo creduto. E ho vinto un'altra volta, ragazzi. Quanto sono forte a questo gioco. Mamma mia. Ok, vediamo chi saremo adesso. Se siamo di nuovo. No, Crewmate, ok. Adesso siamo un normale investigatore. Adesso non ricopriremo più il ruolo del Dr. Free cattivo, ma del Dr. Free buono. Adesso noi saremo l'investigatore Free. Quindi vediamo quali task dobbiamo fare. Allora, quella in Electrical non mi fido. L'Electrical lasciamola per ultima perché è un posto molto, molto brutto. Ok, questa qua, oddio no, hanno tolto la luce, hanno tolto la luce. La devo ristabilire, sperando di non... Che cavolo però, se c'è qualcuno in elettrica... Oh! Oh! Era in electrical. Penso che... Penso che l'impostore era vicino a me. No, 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 non sono io. Ok, adesso skippiamo. No, no, non sono io questa volta. Questa volta non sono io. Però non lo so, non lo so. Noi l'abbiamo trovato lì vicino all'electrical, in effetti. Lì vicino al pannello per riabilitare le luci. Quindi le luci erano andate via da poco, quindi secondo me l'assassino era lì vicino a me. Magari era dietro. E io non l'ho visto, oppure era in parte a me. E io però sono stato veloce a segnalare il corpo. Ok, adesso veloci a riattivare le luci. Perché adesso l'assassino non può uccidermi subito perché c'è il cooldown. Ok, no, ok, le hanno riattivate. Qua io ho questa qua da fare. Ok. Vediamo cos'altro. Ne ho una. Oh! Hanno chiuso le porte. Questo è sospetto, ragazzi. Questo è sospetto. Ok, sì, effettivamente Naruto sta guardando. No. Ehi, Naruto è sospetto. C'è il morto? C'era il morto. C'era il morto. Però non era Naruto. Allora, io ero con Naruto nella sicurezza. No, 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 no. Fermi. Sì, qualcuno è scappato utilizzando l'event. Jojo. Jojo era in Engine. L'ho visto. Sì, io ero con Naruto.
Non lo so, non abbiamo abbastanza pink. No, io non voto pink. Non ho le prove. Io direi di skipparla, anche se lui non l'ho visto. Lui non l'ho visto, effettivamente. Però non ho le prove. Io non butto fuori se non ho le prove. Però effettivamente lui. Però ricordiamoci che sono due gli assassini. Ok, era un impostore. Però l'altro, ragazzi, io ero con George e con Naruto. Red non mi sembra di averlo incrociato. Quello che mi puzza, ragazzi, è il nero. Il nero mi puzza. Il rosso forse l'ho incrociato, anche se non mi ricordo bene. Ok. È saltata la luce di nuovo. No, 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 no. Se era in electrical, il blu è andato verso l'electrical. No, no, io ero dietro. Secondo me, ragazzi, è il blu. Secondo me, ragazzi, è questo qua. Io voto lui. Secondo me è lui. No, 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 no. No, non sono io, non sono io, non sono io. Secondo me è lui. Io l'ho detto, secondo me è lui. Non era l'impostore. E allora è per forza il nero. Allora è per forza il nero, ragazzi. Però adesso basta che ne uccide uno e ha vinto. Guardatelo. No, non sono io. Non sono io. Non sono io, ragazzi, non sono io. No, no, secondo me è lui. Naruto non penso, perché Naruto era all'electrical quando è stato ucciso. E Jojo era sopra. Secondo me è lui. Secondo me è Shy Guy. Però così facendo basta che ne uccide uno e abbiamo perso. Secondo me è Shy Guy. Secondo me è lui. È lui per forza. O è Naruto? Naruto è sospetto perché era fermo, però quando è stato ucciso l'altro? Quando è stato ucciso l'altro? Naruto era con me. Era Naruto! Naruto! No, 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 no. No, 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 no. Naruto, 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 Naruto. No, 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 no. È Naruto, ragazzi, no, è Naruto. È sempre stato lui. Ma è stato. Ok, sì, abbiamo vinto. Perfetto. Ragazzi, è stato con me tutto il tempo. Non ho capito come ha fatto a uccidere.
Vedi, era l'impostore. Era l'impostore, era lui. Io lo sapevo che era lui. Veramente, veramente bravi ragazzi. Bravi, bravi tutti. Bravi tutti. E niente ragazzi, direi che per questo video del Doctor Free sia tutto. Se vi piacerebbero altri episodi, mi raccomando, lasciate il mi piace se non siete ancora iscritti. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche, così riceverete una notifica ogni volta che uscirà un mio video o ogni volta che sarò in live. E nulla ragazzi, Instagram, Telegram, tutto in descrizione. In descrizione trovate anche il link per abbonarsi a questo canale. Con gli abbonamenti avrete dei vantaggi esclusivi e costa anche veramente veramente poco l'abbonamento, quindi magari dategli un'occhiata. E niente ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Buona giornata e ciao Free Bomber!